troppo fredda per uscire di casa. E così avevo mandato la mia assistente Brigitta a un appuntamento con una certa signora Dietrich. La pupa aveva chiesto la mia protezione e aveva perfino promesso un anticipo. Ho informazione. La clarinette. Parla, spia. La Dietrich non verrà, non si fida, però ti manda questo. Mio marito mi vuole ammazzare. Vi aspetto alla stazione, ore 18, giorno 13, carrozza 15, binario morto. Monica Dietrich. Andammo puntuale all'appuntamento. Ore 13, carrozza 15, giorno 18, binario morto. Cioè, ore 18, giorno 15, carrozza 13, no. Carrozza 18, giorno... Comunque arrivammo puntuali all'appuntamento. Ehi, Mandala, l'assassino è quello laggiù. Mi lancé all'inseguimento e con un balzo... Ehi, Mandala, guarda sul treno. Di qui alle costole. Saltai sul treno, ma di lui nessuna traccia. Eccomi, tu. Sono a tua disposizione. Oh, ma come sta? Batti da parte, qui ci sarà da ballare. Per favore, aiuto! Legittima difesa. La pupa mi aveva chiesto protezione e per questo mi aveva dato un anticipo. Il saldo me lo elargì lì per lì, cospicuo e generoso. Almeno fino a quando non passò il controllore. Comunque, ragazzi, ora vi saluto. Non vorrei che la ruota della fortuna cominciasse a girare all'incontrario!